testa di Simon Van de Voorst su un Gapet. Bruno, ancora il francese, potente su quel braccio, come velocizza. Bruno ci riprova, vediamo chi sceglie, sceglie lui Gapet. Palla un pochino troppo vicina alla, alla rete, ma Gapet la sfrutta ancora una volta, potentissimo, potentissimo. Eh beh sì, qui ancora deve iniziare a pascolare un po', Giannelli, sulla valutazione delle traiettorie a Moro. Vedete che disastro che compie. Palla incidente che arriva verso la rete, regola basilare, mettere le mani su quel pallone deciso. Lo rivediamo da questa angolazione, si vede molto ma molto bene. Salotto ancora per voi. Si poteva arginare questo missile terra-aria, Claudio? Secondo me è andata bene così, che non si sono fatti del male, perché era una palla tagliata veramente in diagonale strettissima col muro 1, sta dimostrando tutto il suo talento in campo ancora una volta al francese. Jack. Sono impressionato dal ritmo con cui sta giocando Vettori e Ngapè, veramente tanto coinvolti da Bruno. Tutti stanno aspettando molto Lucas e invece lui va su Vettori e su Ngapè con grande regolarità.